Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasiastore.it, dove se utilizzerete i codici in descrizione riceverete il 5% di sconto. E con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, ben ritrovati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Dopo aver fatto visita alla Federazione, passiamo a dare uno sguardo al mondo tecnologico e cibernetico dei Logos, ultima casata di questo primo ciclo che riprenderà con Marte e che ci porterà a concludere il nostro viaggio introduttivo nella conoscenza delle casate presenti attualmente sul Crogiolo. Andiamo quindi a dare un'occhiata ai Logos. Buona visione! I sedicenti intellettuali e studiosi più evoluti del Crogiolo risiedono tutti nella società della logica e della ragione, o più semplicemente, Logos. Qualsiasi logotariano è ben lieto di sottolineare questo fatto, che gli venga chiesto o meno, o anche quando abbia semplicemente l'opportunità di parlare di un qualsiasi argomento. Logos si è votata all'avanzamento della conoscenza e della comprensione scientifica, mettendo da parte qualsiasi preoccupazione terrena, o quantomeno materiale, tramite l'uso della sua evoluta tecnologia. I singoli logotariani sostituiscono spesso nell'arco degli anni parte del loro corpo o anche tutto il corpo con le macchine, al fine di sfuggire alle distrazioni di una forma fisica e portare avanti il loro lavoro anche quando la malattia o la morte avrebbe dovuto reclamarli da tempo. Anzi, l'uso di corpi cibernetici è talmente diffuso che nessuno al di fuori della società è in grado di ricordare che aspetto avessero i corpi fisici originali dei logotariani, o addirittura se fossero giunti sul Crogiolo già in forma cibernetica. Logos mantiene il silenzio sull'argomento. Anche se qualcuno considera amorale la zelante dedizione di Logos al progresso della conoscenza e descrive i suoi esperimenti più azzardati come degenerati, catastrofici oppure orrendi, i veri teorici fanno spallucce di fronte a questa mentalità retrograda. Sanno che i segreti del Crogiolo sono di gran lunga più importanti delle vite di un singolo individuo o di una singola città e che nessun progresso è mai stato raggiunto senza che alcune piccole anomalie distorcessero lo spazio-tempo locale. Generalmente parlando, Logos è divisa in due gruppi, quello dei teorici e quello dei meccanici. Ognuno considera l'altro intellettualmente inferiore e crede che i contributi più importanti alla scienza e alla tecnologia siano frutto dei propri sforzi. I teorici si muovono nel campo della pura ragione e della possibilità, sviluppando costantemente nuove teorie nel tentativo di decifrare i segreti dell'universo, sia quello che esiste ora, sia quello che potrebbe esistere. Tutto ciò che può essere dimostrato attraverso la matematica e la ragione è considerato potenzialmente vero. Tutto il resto viene visto come sospetto e rigorosamente attaccato, finché non viene ricondotto a un modello teoretico adeguato. I meccanici, d'altro canto, lavorano sui dati empirici e sul mondo allo stato attuale. Ogni teoria è inutile finché non può essere messa in pratica e ogni tecnologia è tutta da dimostrare finché non viene costruita e vista all'opera. Logos è ben lieto di accettare i membri più geniali di qualsiasi specie tra i suoi ranghi, del resto, è raro che qualcuno conservi il proprio corpo organico per più di un secolo o due. La tecnologia di Logos è una tra le più evolute del Crogiolo ed è incorporata in ogni fase della vita. È anzi raro trovare un logotariano che non includa una qualche parte tecnologica nel proprio corpo. Che si tratti di arti fluttuanti a connessione magnetica, facilmente configurabili, o di un modulatore a dissonanza quantistica, per qualche ragione, le macchine di Logos sono costruite per svolgere qualsiasi funzione concepibile e anche qualcuna inconcepibile. Dato che Logos non cessa mai di ampliare le frontiere della conoscenza, molte delle sue tecnologie sono sperimentali o semplicemente dei prototipi. Alcune non vengono mai prodotte in serie a causa di un funzionamento non esattamente ottimale, o al contrario funzionano perfettamente ma nel modo sbagliato. Forse alcune di queste macchine erano in origine degli esseri organici, ma negli esperimenti dei logotariani c'è ben poco spazio per gli scrupoli etici. Molte macchine logotariane includono gli Ember nella loro struttura, come fonte di potere o al fine di accumulare alcune delle sue proprietà più esoteriche. Altre sono concepite esplicitamente per sondare e analizzare gli Ember,
un progetto che resta ostinatamente difficoltoso a prescindere da quanto la scienza di Logos cerchi di evolversi. Per Logos, gli arconti sono uno dei massimi misteri insoluti del crogiolo. I logotariani li studiano alacremente e sono ben lieti di lavorare con loro pur di scoprire qualcosa in più sulla loro natura. Dato che molti arconti sono a loro volta parecchio curiosi sulla loro stessa natura, in tanti si uniscono alle ricerche di Logos con l'obiettivo di ampliare le loro conoscenze. Con le loro tecnologie avanzate, i Logos hanno ingannato la morte, permettendo a loro stessi di proseguire nei loro esperimenti e di continuare a coltivare la loro incrollabile sete di conoscenza che li contraddistingue dalle altre casate presenti attualmente sul crogiolo. Fino ad ora, i Logos hanno suscitato talmente tanto interesse negli arconti che si verifica una controtendenza che vede questi ultimi unirsi alla casata per scoprire di più su chi siano e non il contrario, che spesso accade per le altre casate. In più, grazie a questa panoramica abbiamo scoperto un nuovo tassello che possiamo utilizzare per completare il puzzle che riguarda gli arconti. Dato che molti arconti sono a loro volta parecchio curiosi sulla loro stessa natura, così cita il testo, si potrebbe pensare che gli arconti o alcuni di loro siano relativamente giovani e abbastanza nuovi sul crogiolo, da avere ancora molto da scoprire sulla loro natura. E perché se alcuni di loro sono molto curiosi, altri non dovrebbero esserlo? Che questi ultimi conoscano già la loro natura, chi siano e da dove vengano? E se fosse così, i nuovi arconti potrebbero chiedere ad arconti con più esperienza delle spiegazioni? O non gli è concesso perché anche tra di loro vige una sorta di gerarchia? Le domande, come al solito, sono innumerevoli e vi invito a lasciare, come sempre, nei commenti le vostre considerazioni. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, ci vediamo al prossimo video!